Dopo 2 anni di stop forzato, giovedì 16 giugno in piazza Orsini a Montorreal Vomano, in occasione dei 30 anni di attività, è tornato il saggio finale della scuola di danza Scarpetta e Rosa, capitanata dalla direttrice Lorella Restauri. In mezzo anche un omaggio a Carla Fracci, una delle più grandi ballerine, scomparsa circa un anno fa. Dopo 2 anni di fermo a causa del Covid, finalmente questi ragazzi sono felicissimi di tornare sul palco. Poi quest'anno abbiamo scelto la piazza di Montorio proprio perché 30 anni fa abbiamo cominciato in questa piazza e quindi per festeggiare la nostra 30ª edizione siamo tornati qui sul nostro palco, sulla nostra piazza. Il programma è vario, da balletti di danza classica e di repertorio classico, un omaggio a Carla Fracci e al suo famoso balletto Giselle, che l'ha resa memorabile nella sua interpretazione. Poi passeremo a balletti di contemporaneo, di moderno e di pop. Le mie collaboratrici Alessandra e Gloria Gargini sono protagoniste sia come ballerina e sia come insegnanti e hanno coreografato i balletti di contemporaneo e hip hop. Questa sera vi aspettate un grande pubblico? Speriamo! Sì, felicissima, proprio perché torneremo dopo 2 anni a rifare un vero saggio e sono emozionata, quindi sono felicissima. Cosa balli tu? Allora farò appunto un balletto di Giselle, faremo le contadine, poi faremo un balletto di moderno, di mambo e il pop. Ballo il cancan, il classico e quello dei capelli. Io di balli faccio neoclassico, moderno e pop. Allora sono molto felice per il saggio perché non lo facevamo da tanto tempo. Io i balletti faccio classico, neoclassico, moderno e hip hop. Quanto sei felice di fare questo saggio stasera? Da 0 a 10, 10. Che cosa balli tu stasera? La tarantella, il classico e il moderno.